Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone di tutti i gironi, di tutte le squadre di questa Champions League. Vi invito come sempre a lasciare un sacco di mi piace se volete anche per l'Europa League o comunque qualcosa del genere. 3-2-1 e noi partiamo subito. Girone A, Atletico Madrid 6+. Fatto quanto bastava, sulla carta erano i più forti e avevano nel girone avversari sì insidiosi, ma il primo posto dovevano ottenerlo. Il pareggio per 0-0 a Bruges in un campo difficile ma contro una squadra già passata è quasi inaccettabile. La sufficienza è corretta perché il turno è stato superato, ma loro dovevano prendere il primo posto e godersi i sorteggi con le mani dietro la testa. Adesso invece sarà dura dura. Borussia Dortmund 7. Li avevo mal giudicati dopo aver anche loro pareggiato col Club Brugge, ma alla fine chi arriva primo ha sempre ragione. Il Borussia da anni non faceva più bene come è successo in questa stagione, mentre in campionato sta ampiamente convincendo, in Champions League ha fatto 10 gol in 6 partite, e prendendone appena 2 e soprattutto schiantando 4-0 l'Atletico Madrid davanti al muro giallo. 5 clean sheet in 6 gare possono essere la vera outsider della stagione. Club Brugge 6,5. Niente male. So che fa strano vedere che la terza abbia il voto più alto della seconda, ma si tratta di valori di squadra. A conti iniziali il Bruges doveva essere per distacco la squadra più scarsa del girone. Invece alla fine perde solamente in 2 occasioni, disputando un girone più che dignitoso. I pari contro la spagnola e la tedesca, potenze in partenza, mostrano quanto Ivan Lecco abbia lavorato bene con la squadra. Il terzo posto elimina il Monaco da tutto e qualifica il club in Europa League. Monaco 2. Purtroppo ho dato 2 perché più basso non do, ma il Monaco sta distruggendo il ranking francese. Un po' come fece l'Udinese ai suoi tempi. Lo scorso anno uscì da ultimo in un girone con Beşiktaş, Porto e Lipsia. Quest'anno il livello era leggermente più alto, ma c'era una Cenerentola come il Bruges. Invece la squadra del Principato fa un punto, perde quasi sempre tranne un pareggino in Belgio. Prende 14 gol e ne fa appena 2. Addirittura in Francia perde 0-4 contro il Bruges. Pazzesca debacle. Girone B. Barcellona 8. Fa il dovuto. Il girone poteva essere più difficile del solito, per le numerose mine vaganti presenti. Invece alla fine della fiera pareggia solamente in 2 occasioni, a Milano, dove mai aveva vinto, e a qualificazione già ottenuta contro il Tottenham. Dosa perfettamente le forze Valverde e ottiene una qualificazione tutt'altro che facile da primissima della classe. Inter, 6+. Comunque gli vanno fatti complimenti. Torna a giocare la Champions dopo tantissimo tempo e la sorte gli mette di fronte un girone difficilissimo. Alla fine fa il massimo, ma ha grossi rimpianti. Se avessero vinto a San Siro contro il meno quotato PSV, la qualificazione sarebbe stata realtà, invece se la perdono sotto gli occhi. Se la lasciano rubare. Alla fine sarà comunque Europa League, ma a pari punti, in una situazione che scotta. L'Inter ha fatto 2 vittorie di fila, mai nessuna squadra era uscita vincendo le prime 2. Poi però ha fatto 2 punti nelle successive 4. Peccato. PSV 6. Lo so, la classifica non gli rende omaggio, ma andando ad analizzare la situazione in cui si è trovato, ha fatto pure tantissimo, eh? L'unica nota dolente, il 4-0 maturato al Camp Nou. Poi tutte quelle che perdono, le perdono di misura e facendo sudare le proverbiali 7 camicie agli avversari. L'ultima giornata, da già eliminati, rendono onore alla competizione e bloccano i nerazzurri negandogli il passaggio del turno. Tottenham, 6,5. Una media tra il 4,5 del girone d'andata e l'8,5 di quello del ritorno. Fanno appena un punto nelle prime 3, al ritorno però sono un'altra squadra e ne totalizzano 7. Faticano in un girone di ferro, ma alla fine i numeri sono dalla loro. Il gol all'ultimo contro l'Inter è stato il crocevia fondamentale di una qualificazione insperata pochi giorni fa. Un mezzo miracolo dopo le 2 sconfitte nelle prime 2 gare. Girone C. Liverpool, 7,5. Non sottovalutate quello che abbiamo visto. Abbiamo assistito forse ad un girone con 3 stelle di prima fascia. Il Liverpool, da finalista, si è trovato davanti ad uno scoglio quasi insormontabile. Pesa tantissimo il KO a Belgrado per 2-0, ma nel momento clou la vittoria per 1-0 contro il Napoli gli ha consentito di passare il turno. Un Liverpool che doveva passare, ma che contro il mago Ancelotti difficilmente poteva vivere sonni tranquilli. E invece? Napoli, 7,5. Stesso voto del Liverpool, come i punti fatti, gli stessi. La differenza è che i partenopei sono venuti meno quando invece serviva dare una scossa. Un gol ad Anfield avrebbe cambiato le sorti del girone. Invece niente da fare. Un Napoli sfortunato che fa la partita a Parigi e si mangia le mani per il pari a Belgrado. Alla fine della fiera il Napoli perde un solo match, ma quello gli basta per uscire. Pazzesco. Paris Saint-Germain, 8,5. Molti non hanno sottolineato quanto fatto dai francesi, porco tutto. Da prima urna a beccare Liverpool e Napoli è da mani nei capelli. Invece loro non solo sono passati, ma anche da primi. Sì, con qualche patema, vedi la sconfitta iniziale ad Anfield e il fortunoso pari col Napoli. Ma sono comunque passati primi, 17 gol fatti, sono un'armata, poco da dire. Stella Rossa, 6,5. Assolutamente, una sufficienza piena. Bisogna guardare anche squadre e ambizione di ciò che andiamo a giudicare.
Già di per sé partiva come Cenerentola, quando al sorteggio gli sono state assegnate quelle compagini, si saranno fatti il segno della croce. E invece alla fine rubano un punto al Napoli e 3 ai vicecampioni d'Europa del Liverpool. Pesa la sconfitta umiliante al Parco dei Principi, così come il KO per 4-0 ad Anfield. Ma andando a vedere cosa ci si aspettava da loro, possiamo senz'altro affermare che si possono definire soddisfatti. Gruppo D. Galatasaray, 5. Sono un po' interdetto, perché poi dal Gala in partenza ci si aspetta il terzo posto e niente più, ma il girone era assolutamente alla portata e quanto fatto non è stato affatto sufficiente. Tanta mediocrità correlata a tanto poco cinismo. Il Gala vince la prima, ma dopo stacca la spina. 4 punti in questo girone sono pochino, eh? Lokomotiv Mosca, 5. Mi aspettavo qualcosina di più. Lo scorso anno in Europa, salvo qualche scivolone di troppo, si erano fatti rispettare, arrendendosi solamente all'Atletico poi campione. Non hanno una rosa di livello assoluto, sia chiaro, ma il fattore gelo in Russia poteva aiutare. Invece davanti ai propri tifosi hanno fatto appena 3 punti, gli unici ottenuti in tutto il girone. In un gruppo come questo la qualificazione andava scorticata e loro hanno dato l'idea di non volerci nemmeno provare. Porto, 8. I soliti fortunati, ma il turno lo passano. Anche il Monaco non sta beccando mai le 4-5 regine d'Europa, ma arriva sempre ultimo. I bianco-blu le vincono tutte tranne una, quella pareggiata in Germania. C'è poco da dire, hanno giocato da grandi in un girone d'Europa League, ma intanto bisogna passarlo. Schalke, 8,5. Voglio dare a loro il voto più alto di questo girone. Era un raggruppamento non eccezionale, sia chiaro, ci sta a passarlo. Ma lo Schalke è da anni un movimento in crisi e doveva rispondere a ciò con una bella prova di forza. Questo è stato. Pari con il Porto, vittoria nel gelo di Mosca, pari in Turchia, vittoria comoda casalinga, sconfitto ottenuto solamente in casa dei più forti e altra vittoria finale con annesso clean sheet, il 4 su 6. Secondo posto alla fine dei conti, più che buono. Girone E. AEK Atene, 4,5. Gli si può dir poco, non mi sento di essere troppo cattivo perché la squadra è quello che è, ma non hanno mai dato l'intenzione di poter arrivare anche terzi. Di cuore il match contro il Benfica, ma per il resto poco, bravi a non concedere mai imbarcate vere e proprie. Devono crescere tanto. Ajax, 8+. Chapeau, il passaggio del turno è il premio per una squadra, quella olandese, che ha dimostrato davvero tanto. Tanto cinismo e tanta cattiveria, un peccato, i 2 punti buttati in Portogallo, ma è tutto assolutamente comprensibile. Alla fine della fiera, olandesi passati con merito in un girone molto difficile. Le ambizioni societarie li volevano ad alti livelli e così è stato. Meritato. Bayern Monaco, 8. Alla fine primo posto è stato, ma l'Ajax gli ha messo i nervi a dura prova. Era un girone alla portata che andava passato senza soffrire particolarmente, ma è stato un raggruppamento disputato in un periodo di crisi nera. I tedeschi però, dinanzi alla musichetta, hanno sempre risposto positivo. Fatto quanto bastava, ora vediamo che succede. Benfica, 5. Continua la crisi europea del Benfica. Niente da fare, questo girone non era fra i più facili esistenti, ma era obbligatorio dare il 100%. Ok che non è mai facile partire contro il Bayern, ma le altre sconfitte sono state molto spesso indecorose. Benfica che non aveva l'obbligo di passare, ma almeno di provare a dar fastidio alla seconda. Invece con largo anticipo era già a casa. Almeno l'Europa, almeno quello. Girone F. Hoffenheim, 6. Peccato. Escono da ultimissimi, ma divertono allo stato puro. Hanno tanto da imparare e tanto devono crescere, ma alla fine fanno 11 gol. Nel primo e nell'ultimo gruppo nessuno ha fatto tutti quei gol. Certamente ci sarà da curare la fase difensiva, ma è comunque un percorso di crescita che stanno affrontando. Lione, 6,5. Girone non facile, passato come secondi. Piazzamento onestissimo. Rischiano un po' del dovuto, ma portano a casa l'essenziale. I francesi ottengono un gettone ottavo di finale davvero prezioso. Manchester City, 8. Cosa gli si vuol dire? Il gruppo poteva rappresentare delle insidie, ma partivano ugualmente come i più forti. Iniziano perdendo e Genesio studia bene Guardiola. Alla fine però gli inglesi sono troppo più forti e ora sotto con il prossimo. Shakhtar, 5,5. Ennesima occasione buttata. Non era semplicissimo passare il turno, ma era doveroso dare tutto. 6 punti non sono sufficienti, ma quando si cresce? Girone G. CSKA, 6. Unica nella storia a vincere entrambi gli scontri contro la squadra campione e arrivare ultima nel girone, record pazzesco. Serviva una gara convincente della Roma per andare in Europa e non c'è stata. Alla fine comunque un girone ragionevolmente sufficiente. Pilsen, 6,5. Ed Europa sia. Alla fine la guadagnano sul campo direttamente contro i rivali, vincendo infine contro la Roma. Spacciati dal principio, alla fine almeno un terzo posto lo portano a casa, dai. Roma, 6,5. Fatto quanto si doveva. Alla fine gli va dato il merito di essersi qualificata con anticipo, battendo 5-0 il Pilsen e 3-0 il Seska, e poi vincendo anche a Mosca, ma non si può dar più che una sufficienza.
si richiedeva almeno un mini exploit contro il Real Madrid per la quota al primo posto. Invece hai preso 5 gol non facendone nessuno. Il girone era molto facile, con dei trabocchetti, quelli che se in Champions sei fottuto, ma se passi non hai fatto nulla, serve però alzare l'asticella. Real Madrid 6 e mezzo. Uno scivolone a Mosca, incomprensibile, poi le ha vinte tutte, tranne l'ultima dove ha fatto un altro scivolone contro il Cesca. Senza pensarci due volte, il Real è il Real, con la musichetta è una forza della natura, non gli si può far nulla. Capita in un girone molto facile, quindi non gli do un voto altissimo, anche perché più volte ha rischiato figuracce che ha evitato, ma è stata senza ombra di dubbio la migliore del gruppo. Girone H. Juventus 8. Qualcuno ancora si sta domandando cosa sia successo alla Juventus che ha perso lo stadium in quei due minuti o alla Juventus svizzera. Al di là di questo, il raggruppamento era semplice ma non semplicissimo, con il Mestalla come unico ostacolo, immediatamente abbattuto per 0-2, la Juventus gioca, vince e soprattutto non prende mai gol. Preso Ronaldo, l'obiettivo era la Coppa, il girone solamente una stupida perdita di tempo. Manchester United, 7. Soffre più del previsto, vince all'ultimo secondo con lo Young Boys, compagine modestissima, e Mourinho si agita così tanto da spaccare le borracce. Alla fine vince anche a Torino, quindi il voto si alza. Partiva da seconda e seconda è arrivata, poco da dire, bravi a chiudere la questione in anticipo senza doversi giocare il tutto per tutto al Mestalla. Valencia, 6. Magari qualcuno si aspettava qualcosina in più, ma era una nobile decaduta, pronta a ricominciare a stupire. L'urna di Nyon, Monte Carlo che sia, gli ha tarpato le ali. Juve United, due compagini davvero troppo forti per gli spagnoli, che comunque fanno faticare i bianconeri e gli inglesi. Alla fine retrocedono in Europa League, rivedendo gli obiettivi, ma con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo. Young Boys, 5. Quello doveva fare, la Cenerentola. Probabilmente avrà anche sperato in qualche debacle di una squadra superiore per prendere il terzo posto, ma era un miraggio davvero troppo tosto da realizzare. Juve e Manchester sono ingestibili, anche se agli inglesi gli fa vedere i sorci verdi alla quinta. Ultimo posto amaro, ma se vuoi crescere vai in Champions e prendi schiaffi. Poi piano piano arriveranno anche le soddisfazioni maggiori. Questo ragazzi era il pagellone, fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, grazie di aver visto questo video, buon ciao all'allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Prima di chiudere il video regalami qualche secondo, devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì, le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14.